Superbiche, Portimao, Rea vola, Melandri si ferma. Un alieno? No, Jonathan Rea. Il campione del mondo domina il primo turno di libere sul circuito portoghese di Portimao fermando il cronometro sull'1:02.43.170. Il suo primo inseguitore è il compagno di squadra Tom Sykes, che però lascia sull'asfalto lusitano quasi 4 decimi di secondo. La vacanza in Algarve ha fatto bene a Rea che è tornato a correre più combattivo che mai. Le Kawasaki riprendono quindi da dove avevano lasciato, mentre alle loro spalle cambia qualcosa. Ad inseguire le Verdone giapponesi infatti non che è la Ducati ufficiale di Schatz Davies, bensì la MV Augusta di Leon Camier, sorpresa di giornata. L'inglese, in sella alla sua F4, incassa quasi 6 decimi dal connazionale in sella alla Kawasaki, ma dimostra comunque di gradire il circuito di Portimao e chissà che in gara 1 non ci scappi la sorpresa. La prima Ducati è quarta, poco dietro a livello tempistico alla MV Augusta, ma per la casa di Borgo Panigale è una giornata agrodolce. Infatti, se Davies si conferma un pretendente al podio finale, Marco Melandri è rimasto appiedato dalla sua moto. Il motore della sua Ducati, infatti, lo ha abbandonato dopo appena 2 giri percorsi e la rottura ha costretto l'italiano a saltare l'intero turno di prove. Alle spalle della Ducati di Davies che è la prima Yamaha, quella di Alex Loves, mentre Michael van der Mark, il sostituto di Valentino Rossi ad Aragon, è settimo ad oltre un secondo dal tempo di Rea e da mezzo secondo dal compagno di squadra. Per quanto riguarda i due debuttanti, Anthony West, che corre in sostituzione di Randy Krummenacher, ottiene il 18° tempo con la Kawasaki Puccetti Racing dopo aver concluso 21 giri e con un distacco attorno ai 3 secondi. Ultimo, invece, Takashi che dovrebbe essere colui che risolve i problemi della CBRRR, ma che invece trova difficoltà insormontabili. Il giapponese, infatti, è al primo approccio con il circuito, le gomme Pirelli e soprattutto con l'elettronica fornita dalla Cosworth, ben diversa da quella della Marelli che USA ha abitualmente.